RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Eccoci pronti al gran finale, rombino i motori, subito collegamento con il box, con il nostro DT Roberto Conte. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Caro Michele, noi siamo prontissimi al box, ci mancano soltanto i milioni di fette, le DM, ma per il resto, come dire, ci diamo da fare. Ieri lo avevamo annunciato, l'avevamo presentato, avremmo detto che con lui, che è, come dire, un bravo giornalista, ma è stato un bravo portiere in gioventù, avremmo risolto il caso Reina. È bastato evocarlo ieri con Mario Fabbrone, il caso Reina l'ha risolto la moglie su Instagram, come succede nel calcio moderno del terzo millennio, chissà se farà piacere a Maurizio Sarri. Ne parliamo oggi a Pole Position con il fondatore di Campania Sport, quindi in completa assonanza a Campania Radio Sport e Radio.0. Benvenuto a Radio.0 ad Umberto Chiariello. Ciao Umberto. Sera a voi. Umberto, tra l'altro auguri, perché avete compiuto 28 anni, se non sbaglio, no? 27. Cominciato il 28esimo. Benissimo, benissimo. Io ho scritto a Titti in Prota, come dire, ha iniziato minorenne a fare la trasmissione. può valere quasi anche per te, Umberto, veramente, come dire, 27 anni sulla stessa rete, alla stessa ora, in buona parte con la stessa squadra in questo calcio, che invece in questi 20 anni non lo devi dire. Satino, sì. Non è facile. Io già mi vuole ammazzare, se poi dei ricordi che le tolgo da 27 anni, anzi da 28 ormai, cominciato. Tutte le sante domeniche per 40 domeniche, 52 all'anno, e quello mi chiede risarcimento danni, fra poco. Assolutamente. Roberto, però, prima di iniziare su Reina, visto che Umberto, tra l'altro, è tecnicamente uno dei giornalisti televisivi, proprio come conoscenza del mezzo televisivo, più validi che abbiamo, io volevo fare prima però una parentesi sul VAR. Roberto, che dici? Assolutamente sì. E allora Umberto, Gianluigi Buffon è salito prepotentemente alle cronache per le ultime dichiarazioni sul VAR. Io però vorrei fare un passo indietro prima dell'inizio del campionato, anche se purtroppo c'è un eco fastidioso in questa dichiarazione, che però dura 15 secondi, per sentire cosa diceva Buffon, ripeto, prima dell'inizio del campionato. Lo ascoltiamo un attimo insieme e poi commentiamo queste sue parole. VAR da questo punto di vista aiuterà molto a non esacerbare gli animi, a far sì che ogni tipo di decisione poi presa dall'arbitro ritrovi una reazione serena da parte di tutti, ma anche da parte dei tifosi. Così parlò Buffon, poi sappiamo come ha parlato sabato sera. Cosa è cambiato? Che negli ultimi 10 anni, come abbiamo fatto un po' di ricerca in redazione, negli ultimi 10 campionati di Serie A, la Juve non ha mai avuto nelle prime due giornate due rigori contro. Forse questo è il cambiamento che ha fatto perdere le staffe a Buffon? Mi auguro di no. Voglio pensare che sia in buona fede quello che lui abbia detto. Credo che sia un po' la reazione di uno vecchio. Buffon è un uomo giovane, perché non ha 40 anni, ma calcisticamente non è anziano, è paleolitico terzo, per quanti anni gioca. È come la reazione che ha il nonno di fronte a internet sul palmare, e allora ha detto bene Zazzaroni, se Buffon ha questa reazione col VAR richiedesse le cabine telefoniche, perché questo è il tipo di reazione che ha avuto. Cioè, antistorico, contro ogni evoluzione, perché è evidente che uno che è abituato a vivere un calcio diverso fa fatica ad abituarsi in un amen a un nuovo tipo di gestione del calcio. Però, come ha sottolineato qualcuno tipo Maurizio Ristocchi, se il VAR serve per togliere le ingiustizie dal calcio, buona parte, perché non tutte, mettiamocelo chiaro, ben venga dover aspettare la decisione, ben venga se si toglie un minimo di poesia, ma forse se la poesia serve per far vincere i soliti potenti, quella è una poesia che non piace ai più. Io direi che c'è da abituarsi al mezzo elettronico, e semmai c'è un uso ancora troppo discriminatorio e discrezionale,
vogliamo evitare che il VAR crei polemiche, non bisogna concedere la discrezionalità del VAR. Cioè va applicato sempre, obbligatoriamente, ogni volta che c'è uno dei quattro casi stabiliti dal regolamento. Voglio dire, scambio di persone, fuorigioco, rigore e gol. Ogni gol va validato dal VAR, ogni rigore va validato dal VAR. Se l'arbitro ha dubbio deve chiedere il VAR e andare a vedere il VAR obbligatoriamente, altrimenti succedono casi come quello di Roma dove l'Inter vince una partita falsata perché il rigore su Perotti era solare, certo, e non è stato dato perché il VAR non l'ha ritenuto un caso chiaro e l'arbitro non ha chiesto di andare a vedere le immagini. Io credo che chiunque vedendo le immagini con animo sereno dà quel rigore e la partita cambia totalmente. Poi altra cosa è che alla Juve fanno un doppio danno, nel senso che il VAR dà il rigore, ma il rigore non c'è perché c'è un fuorigioco precedente. E qui entra in ballo un altro discorso, stanno facendo un errore grave. L'AVAR, cioè l'assistente del VAR, deve essere un guardialinee, non deve essere un arbitro. Perché stanno distruggendo il fuorigioco, perché non sono abituati a chiamarlo gli arbitri. Ci vuole l'occhio del guardialinee esperto. Quindi ci vuole un VAR, che è un arbitro, e un AVAR, che è un assistente guardialinee. Non può essere che tu sbagli nel valutare il rigore perché non ti accorgi che c'è un fuorigioco. Ecco, lì è un errore abbastanza grave, ma umano. L'errore che non ammetto è che tu non vai a chiedere l'aiuto del VAR di fronte a un episodio dubbio. E in questo falsi una partita come quella dell'Olimpico. Ecco, senti, va migliorato. Ti interrompo un attimo solo per essere concreti e per lanciare tra virgolette una proposta. Ne abbiamo parlato in questi giorni a Radio.0, noi che siamo grandi fan del tennis. Il famoso occhio di falco ormai nel tennis ha reso tutto più sereno, più tranquillo, ormai su quasi tutti i campi, non più soltanto negli slam, però si fa richiesta, ne hai due per ogni set ed uno aggiuntivo in caso di tiebreak. Forse questo può essere il compromesso tra un utilizzo non selvaggio del VAR di 10 volte a tempo e un utilizzo non discrezionale. Ogni squadra lo potrebbe chiamare, non so, 4 volte in 90 minuti? No, il calcio non è il tennis, no, e non è neanche la pallavolo. Il calcio è simile al rugby, invece è uno sport di squadra col contatto, non lo è la pallavolo, non lo è il tennis. Il calcio deve essere come il rugby, di andare in quella direzione, cioè deve avere il coraggio di fare altre due cose: di saltare il fosso, far vedere le immagini sul maxi schermo e sentire le comunicazioni a viva voce negli altoparlanti tra arbitro e VAR. A questo punto si toglie ogni discussione, perché tutti vedono e tutti sentono, e va reso obbligatorio. Cioè ci sono 10 casi di VAR in una partita, si vedrà 10 volte. C'è 0 casi, 0 casi, ma l'arbitro non deve avere la discrezionalità di ricorrere. Se c'è episodio dubbio e si vede dal reclamo dei giocatori, non che i giocatori lo chiedano, ma l'arbitro ha l'obbligo di non avere il retro pensiero di aver sbagliato, di aver orientato male la partita. Deve ricorrere e deve andare a vedere le immagini. Abbiamo visto che il bravo Maresca napoletano, alla prima di campionato della prima partita, aveva sbagliato la valutazione, ci ha messo 81 secondi, che è un tempo accettabilissimo, per cambiare decisione andando a vedere il monitor. Allora c'è la terza cosa da fare: far vedere il magico maxi schermo, far sentire le comunicazioni come avviene nel rugby facendo il segno del PMO dello schermo, e la terza è fermare il tempo durante il VAR, non perché ci sia il tempo effettivo, perché nel calcio non c'è, ma il tempo del VAR non è tempo di gioco e quindi il cronometro va fermato in modo tale che non abbiamo recuperi di 7, 8, 10 minuti da cui poi il gol di Dybala dopo 8 minuti o non so chi altro che ha segnato al 98esimo e la gente dice per colpa del VAR hanno segnato nel recupero. No, assolutamente sì, questa era una delle cose che pure avevamo detto. Molto chiaro e anche interessante, come dire, quello che hai prospettato. Due cose importanti: l'attualità con Reina e la pole position nella parte, diciamo, finale della trasmissione di oggi. Partiamo dall'attualità. Abbiamo cercato di ricostruire in maniera un po' onirica quello che è successo in queste settimane, e cioè a fine campionato sembrava, per tante ragioni, al di là delle battute sobrie o meno della scena a Villa d'Angelo, che il Napoli e Reina
potessero essere al passo da Dio, un portiere importante che però, come dire, ogni tanto forse qualche punto ce l'aveva fatto perdere, in molti li avevano anche provati a conteggiare. Il Napoli si guardava attorno, sembrava che avesse individuato in Rulli anche un sostituto importante, prospettico, 25 anni, nazionale argentino, 3 campionati titolare al Real Sociedad, poi però le cose si fermano, sembra che sia arrivata l'offerta del Paris Saint Germain, forse un po' fantomatica, poi alla fine rimane tutto come prima. Che è successo e chi ci ha guadagnato? Lo vuoi sapere da me? Assolutamente sì. La mia posizione in questi giorni è stata chiarissima. Tutti mi tiravano per la giacchetta, mi scrivono: lei è stranamente silenzioso, come mai questo silenzio su Casoleta, perché non si esprime, perché non si espone? Io ho detto: non mi tirate, ho fatto un tweet dicendo: non mi tirate per la giacchetta, non mi chiede niente, io su questa vicenda non mi esprimo se non a mercato finito, perché aspettavo di capire la posizione ufficiale della società, se mai ce ne fosse stata una ufficiale, la posizione del calciatore nell'estate dei mega trasferimenti a 200 milioni e passa di euro. Oggi Maradona varrebbe 1 miliardo di euro, allora per 70.000 tanto. Nell'estate in cui procuratori truffaldini, perché io così li definisco, consigliano ai loro atleti di presentare certificati medici tarocchi per costringere la società a non rispettare i contratti da loro firmati in maniera assolutamente, voglio dire, senza coartazione della volontà alcuna. Ebbene, il caso Reina si è un po' differenziato. Parliamoci chiaro. Io ho detto 2 mesi fa, e non lo rinnego, che per me a Reina il contratto non andava rinnovato. Perché non andava rinnovato? Per 2 semplici ragioni. Perché si rinnovano i contratti se i contratti già ci sono? Sembrerebbe un paradosso e un controsenso. Se io ho un contratto con te, perché ti chiamo per rinnovarlo prima della scadenza? Non ha senso nel mondo comune, ma non nel calcio, perché nel calcio tu calciatore per me sei un cespite patrimoniale, quindi io devo salvaguardare il mio bilancio, il mio patrimonio. Per poterlo salvaguardare non ti devo mandare a scadenza, perché altrimenti il tuo valore patrimoniale si azzera. E allora io a tempo data, e non arrivo all'ultimo anno per non dare a te la forza contrattuale, 2-3 anni prima te lo rinnovo e così tengo sempre 5 anni in mano. Questo fa sì che se tu però mi si rompi o mi giochi male o ti invecchi, io gli ultimi anni ho degli oneri da buttare, però pur di evitare di perdere il patrimonio lo faccio. Nel caso di Reina, questo da parte del Napoli non aveva senso alcuno, perché essendo un calciatore dell'82 che adesso compie 35 anni e finirà il campionato a scadenza a 36 anni, rinnovargli il contratto per salvaguardare l'aspetto patrimoniale non aveva senso alcuno, perché Reina non ha valore patrimoniale. Tant'è vero che la fantomatica offerta del PSG, che mi sembra proprio esageratissima, di 5 milioni più uno di bonus, è già fuori mercato, perché di Reina si parlava di 1 milione, 2 milioni, se non addirittura 0. Perché è l'età che lo decide. Buffon, il più grande portiere del mondo, non ha un valore patrimoniale. De Gea, che ha un'età nettamente appetibile, ha un valore di 100 milioni di euro. De Gea vale 100 milioni e Buffon 0? Tecnicamente no, patrimonialmente sì. Ecco perché di Reina il Napoli si poteva fregare di rinnovarlo, visto che patrimonialmente non ne ha nessun detrimento. Altra cosa è Goulam, che se lo perdi, perdi 20, 30, 15 milioni quando lo puoi vendere. Quindi da questo punto di vista è giusto. Da un punto di vista morale, da un punto di vista del morale del giocatore, rinnovare significava un atto di fiducia. Attenzione, De Laurentiis voleva cambiare portiere, ed è chiaro questo, e aveva dato mandato, tant'è vero che al Napoli sono stati accostati 34 portieri. La faccio breve. Però, che cosa è successo? Che ha detto: tu, sono 2 anni che giochi male, perché il primo anno sei stato bravissimo, te sei andato a Bayern Monaco quando potevi rimanere per andare a piedi soldi e fare panchina, ti sei pure infortunato. Torni, fai 2 anni al di sotto delle aspettative, perché sei un portiere di livello mondiale internazionale, la te ci si aspetta che ci dai punti, non che ce li togli. La squadra ha giocato da 7,5, tu hai giocato da 5,5 con le squadre buoni, e tu mi chiedi un rinnovo contrattuale non a 2,5 attuali spalmati a 2 per 2 anni, ma me ne chiedi 3 anni a 3,5. Ma sai che c'è di nuovo? Io non ti rinnovo, che ti porto a scadenza e tu pensa a giocare bene, punto. Se ti comporti bene, come fece Campagnaro l'ultimo anno a scadenza,
o come ha fatto Insigne, che senza il nuovo contrattuale ha costretto il patron a cacciare 5 milioni di euro per confermarlo, perché ha fatto una grande stagione, se ti comporti bene qua siamo, possiamo sempre riparlarne. Dal punto di, quindi ha ragione De Laurentiis a non rinnovare, anzi pungono il calciatore a fare meglio, e io ho approvato questa linea. Dal punto di vista del calciatore dice: ah sì, tu non mi rinnovi, a me mi arriva un'offerta che è l'ultima della mia vita, mi mandano a Paris Saint Germain da titolare, dove hanno preso Neymar, Mbappé, vogliono vincere la Champions League, il campionato francese è già vinto prima ancora di giocare, mi danno 2 anni di contratto col terzo, mi riempiono di soldi, vado in una grande piazza internazionale, la mia ultima occasione, liberatemi. C'è un particolare però: a 4 giorni alla fine del mercato il Napoli gli ha risposto: se troviamo un sostituto all'altezza ti liberiamo, se tu da qua non ti muovi c'è un contratto. E lui ha risposto, uscendo dagli spogliatoi: io non so se il resto, perché era vero, non lo sapeva, però è stato uomo, non ha fatto certificati medici, ha voluto giocare, si è fatto tutto l'agosto eccezionale del Napoli, ha fatto bene in queste 4 partite, lui e la moglie si sono comportati da gente che in questa città ha dato qualcosa e ha ricevuto moltissimo in cambio, hanno fatto la valutazione che avevano il contratto, che il Napoli non trovava il portiere, che loro certi atteggiamenti non li potevano tenere dopo che si sono manifestati come leader eccetera eccetera dello spogliatoio, sia il marito che la moglie, e hanno preso la decisione delle persone per bene, ma era l'unica che potevano fare. Quindi io dico che da questa vicenda ne escono bene sia la società, che ha fatto rispettare un contratto, sia il calciatore, che si è comportato seriamente. Umberto, una disamina lunga ma precisa, importante, che ha fatto anche molta chiarezza, che l'abbiamo lasciata completare, però ci restano 2 minuti per la domanda da $1 milione che stiamo facendo a tutti gli autorevoli giornalisti sportivi che stanno facendo pole position e lo faranno fino all'8 settembre venerdì, e cioè indovinare quasi una cinquina, le 5 sorelle di questo campionato: Juventus, Napoli, Roma e le 2 milanesi cinesi. Ce ne abbiamo 4 a punteggio pieno dopo 2 giornate. Secondo te come finisce questo campionato? Napoli, Juve, Inter, Roma, Milan. Ecco, perfetto, quindi come dire, fra Milan o Milan Roma, questo è l'unico dubbio che ho. Perché il Napoli quest'anno può realmente vincere lo scudetto? Allora, la gente mi chiede: ma perché tu credi in questo? Vado velocissimo: se non abbiamo fisicità e continuiamo a comprare Bassotti, se non abbiamo fatto acquisti importanti, l'anno scorso siamo finiti terzi con questa gente, perché quest'anno dovremmo vincere? Perché la squadra è un work in progress, è maturata, ha grandi margini di miglioramento, ha già un gioco avviato, ha ripreso dove ha finito e ha un vantaggio competitivo su tutti, e questi hanno fatto un patto, cominciando l'allenatore, perché ci credono, e io credo con loro che questo è l'anno buono. Concordo appieno. Della serie, Umberto, quanto la testa può contare più dei fatturati? Ti dico solo una cosa: ci sono squadre come Perugia e Vicenza che l'anno dopo sono retrocessi, di Vicenza, e che in quell'anno hanno fatto quasi lo scudetto. Perché l'autostima, l'entusiasmo, la convinzione, lo star bene insieme, ed ecco perché io non voglio acquisti, perché questo gruppo non va minato in nulla, e perciò rendere importante rimanesse. Questo gruppo è perfetto così, con Maggio, con Giacchirini, sì signore, anche con Maggio Giacchirini mi arriva un Suarez, ma che me ne devo fare per andare a minare la tranquillità di Insigne, che oggi si sente fuori classe della squadra? Preferisco che lui alle spalle c'ha il giovane Onat e il sicuro Giacchirini, e che continui a fare il fenomeno. Ecco perché ritengo che questa squadra possa andare al di là dei suoi reali valori tecnici, che sono comunque elevatissimi, perché c'è quest'anno quel qualcosa in più, c'è quel quid che significa crederci, che non è poco. Umberto, come sempre grazie, come sempre dico, non mancate al focolare della domenica sportiva napoletana con Campania Sport su Canale 21 da 28 anni a tenervi compagnia. Umberto, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, gentilissimi. Arrivederci. Grazie a Umberto Chiarello. Roberto, domani chi arriva? Una bella chiacchierata, tra l'altro molto importante anche tutto il percorso iniziale che abbiamo fatto sul VAR. Credo che in questa settimana avremo 2 sorprese importanti,
per continuare a parlare di quello che in realtà secondo me è il vero Mister X. Molti si domandano chi sarà il Mister X famoso di cui ha parlato De Laurentiis, se si dovesse rivelare un altro bluff. Io temo che Napoli non avrà un grande Mister X, ma credo che, come ha detto Umberto Chiariello, quest'anno il campionato col VAR sarà un campionato talmente diverso che chissà che non si potrà avverare la pole position che ci ha raccontato Umberto, che è esattamente quella che più o meno stiamo cercando di proporre qui da un po' di settimane per dire che noi ci crediamo. E che è un po' quella che va per la maggiore, dobbiamo dirlo, tra gli addetti ai lavori, quindi effettivamente il Napoli si gioca veramente tanto. Persino la Gazzetta dello Sport, il sondaggio tra tutti i suoi giornalisti, non lo dimentichiamo, ha detto che il Napoli era favorito rispetto alla Juventus. Tranne dare un'insufficienza al mercato. Roberto, a domani! A domani, buon pomeriggio a tutti. RTZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara!